Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargarro e bentornati per un'altra deck review. Allora, il mazzo che vi voglio portare oggi è Jade Druid. Lo conoscete tutti, è in giro da parecchio tempo e nonostante la nuova espansione, il nuovo standard, le nuove carte, eccetera, eccetera, si conferma essere ancora veramente un buon mazzo, soprattutto contro mazzi come Quest Warrior, che una volta arrivato ad avere l'Hero Power di Ragnaros, tu hai Jade Druid talmente grossi che l'Hero Power non gli fa nulla. E tu continui a fullare la board di sti giganti, lui finisce per concedere. E a parte, vabbè, a parte questo, ovviamente anche contro gli altri massi è molto performante. Gli unici che patisce ovviamente sono gli aggro, perché l'early game del mazzo è veramente debole. Non ha le carte che magari aveva prima, ecco. Ma detto ciò, andiamo subito a testarlo. Per giunta piccola tecciata anche per Quest Warrior, che è un bel Black Knight, fa sempre il suo. E vediamo come si comporta. Season appena ricominciata, si c'hanno un casino di Pirate Warrior, se va bene. Ma sono dettagli, sono dettagli. Pialleremo anche quelli. Ecco appunto. Contro Vitto, un italiano questo. Ah, la mano è pessima. Andiamo a cercare il Golakka Crawl e le carte per rampare. Magari anche un Wrath nel tempo può anche essere d'aiuto. Bene, ma non bene. Dolorosa, ti prego, gioca la quest. Invece gioca Fly Polly. Ed è in charge. Ed è anche il 2-1. Che male. E quelli sono 4 danni tutti in faccia. Ok, direi che possiamo anche rampare qua, visto che abbiamo swipe. Teoricamente, se mette la 2-3 adesso non è un problema, visto che puliamo tutto. Sì, pigliamo altri 5 danni. Ce l'avresti anche? What the fuck is that? What the fuck is that? Au, au. Ouch. Ce n'è anche un altro per dopo in caso, guarda. Proprio zan, zan! Bella swipata, stile Wolverine. Passa la paura. Hero Power? Mi concedi un turno così? Io sono contento, e invece. Siamo terrorizzati, cosa potrebbe fare? Turno 3 non è che ha delle giocate fortissime. Cioè, può picchiare chi pare arma, forse. Un altro Fly Polly, infatti. Vedi, c'era la zoccola Mark the Spot. Come se stessi tempting te. Proprio per scollevare i danni dalla board adesso. Che poi comincia a buffarsi le armi. L'uncino diventa un 10-10. E non mi pare il caso. Prossimo turno andremo di Aya. Sperando che non cali il 4-3 charge. Che sennò sarebbero 8 danni sicuri se calo lei. Quindi? Passa amico. Ok. Possiamo calare Aya tranquillamente. A meno che. Dopo. Dopo. Turno 6 Jade 1-1. Così che rulla il mazzo. Qualsiasi cosa per fare non andrà bene, lo so. Però ci va bene lo stesso. Almeno per il prossimo turno abbiamo il Dark Creeper più o Fandra lo swipe in base a quello che gioca. Ci sta pensando su sta carta. Holy faccherino. Ok. Anche Fandral con lui era una bella giocata. Proprio riesco a prendere meno danno possibile adesso e sviluppare un po' di più la board. Possiamo sempre fare Fandral più Ferrari il prossimo turno. Però almeno così c'è un taunt in mezzo. Ah ah!
Not good. That's not good. Però ho una carta in mano, ne siamo a 19, ne andiamo a 27. Siamo abbastanza in buone condizioni, dai. Buono te adesso. Muoviamo tutto. Ok. Teoricamente tutto quello che pensiamo dovrebbe essere buono. A meno che non cominciamo a pescare gli Innervet, che però fanno anche bene perché abbiamo lui. Face is the place. Oh oh. Il Golacca Crawler. Tiro. Mettiamolo giù. Tanto per fare un body. Praticamente siamo in una botte di ferro. Non dovremmo poter morire con le carte che sta pescando ora. Credo, spero. A meno che non sia un Arcanite Reaper con upgrade. Quello sarebbe un gran problema. Però upgrade l'avrebbe tirato sull'arma, sulla fiale Urax. Interessante, interessante. Scusate lo sbadiglio. Yay! Con una mano terribile. Ma grazie alla removal abbiamo piallato anche il pirate warrior. Il pirate. Hunter. Tu vai via per adesso. E te anche. Te mi piace. Te turno 1. Uno ti gioco volentieri. Tanto alla fine basta rimischiare il secondo di Jade Idol. Abbiamo tipo ramp per una settimana. Volevo fare coin wild growth per far subito dopo il Jade Blossom. Però onestamente preferisco tenermi il coin in caso pescassi l'auctioneer o volessi calare tipo lei. Ora onestamente sarebbe stata anche una buona giocata coinare il Tark Reaper, anche perché ora non ho niente mana efficient. Però praticamente adesso col Jade Blossom rampiamo ancora di più. Quello sì. Proviamo quel 3-2 che sa per calarci in campo lui con questo. Mannaggia. This is bad. Not so bad. Onestamente mi piace più questo ora. Per il semplice fatto che potrà darci questo e questo. Questo va uno di vita e quello che swipe dopo muore. Proviamo. Anche perché avrei fatto Jade Blossom adesso era una giocata veramente povera. Sì, avrei rampato, ma avrei solamente un 2 in campo che non tradava neanche con lui. Oh, madre Teresa. Non puoi essere ghettato da spell. Fuck. That's a fucking problem. A real fucking problem. Oh, si gioca il secondo Tark Reaper adesso. Lui tradda costi 2. E questa qua diventa un 6. Però questo muore, questo va a 1. Facciamo così. E così. Giocata non perfetta, però. Basta sperare che non abbia nessun buffer per lui o per lui. Perché vorrei questo merda. No.
Se pescava un Wrath adesso cambiava tanto come un cazzo. Cioè io posso fare così. Ma sto coso diventa tipo... Quanto è un 12? 14-7. Che dire. Che dire, questa è persa, ecco cosa dire. Sono 16. Ho un master. C'è anche quello. Ouch. Sdang. Non vedo nessun modo di poter vincere. Vediamo solamente questa cosa pescavo. Hunter. Hunter. Ah, ok, lo teniamo. Un Jet Blossom lo teniamo e gli altri li caviamo. Anche la spell che adesso no. Ecco, così mi piace un pochino di più, un po' di removal. Il problema vero e proprio di sto matchup è la Savanna Hymen. No, la Savanna Hymen, scusate. La Scavenging Hyena. Summoner di... Quella risulta parecchio problematica perché il druido non ha più carte per levare una volta che è gigante. Mi sembra che ce l'hanno tutti sta giocata, eh. Proviamo così. Se alla Iena gliela possiamo levare con Wrath. Però tant'è c'era la Iena, eh. Tutti fortissimi. Tutti con la giocata. Per fare la Iena pompata subito. Pazzesco. Presente ironicamente, forse era meglio se con l'eroe picchiavo qua per fare poi swap devo per pulire, però. Vediamo se me ne pentirò. Mi pare che sia una board da swipare questa. No, infatti onestamente ora lo swipe non mi piace. Mi pare parecchio sprecato. Tanto il Jade è un 2-2 e deve tradarlo col 3-2. Vediamo quale porcata può combinarmi. Fuck. Teniamo il Jade Idol per l'Auctioneer. Quello che calo possiamo calare di Killer di Fellow Rage. Magari se peschiamo un minion che evoca un Jade sarebbe tanta roba. Infatti quello non lo uccidiamo con questa, scherzavo. Dobbiamo pescare per forza.
Ah, oh, dai. Non si può pescare auctioneer di auctioneer. Che palle. Fa Soundmaster per piacere, così almeno posso fare Black Knight. Oddio. Soundmaster! Dagli taunt! Dagli taunt! Può dargli taunt questo? Che taunt? Quindi Fury passa la paura. Caeva. Ragazzi, mi sa che si perde anche questa. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Sì, ma siamo comunque dannatamente bassi, perché quelli sono 8 danni e noi siamo 15. Il che no bueno. No bueno. Quella carta buffata. What the fuck is that? Cioè, e mi lasci questo? Ora pesco un minion, guarda. Siamo ancora in vita. Per ora. Basta! Black Knight Value! Buono come top deck questo, eh. Io lascio che tanto non è una bestia. Quello che mi preoccupa è questa bestia qua che è in mano, che è stata buffata due volte. Quindi è un più 2 più 2. Still good, still good. Oh, faccherino. Kill command. Merda. E stai pensando quale picchillare. Noi qua siamo in una situazione in cui bisogna trattare per forza, anche perché questi qua sono troppi danni. Oh, sono 10. Da cosa perderei? Kill Command ne ho usato già uno. Potrei pescare un Handmaster, sono 2 danni, però è merda. No, meglio non rischiarsela. Meglio fare la giocata intelligente. Prima di questa carta qua che ce la terremo qua per sempre, perché a meno che non peschiamo Nourish e peschiamo 3 carte. Signore di top deck questo, eh. That's a problem. Ok, te non serve praticamente a niente, ti buttiamo giù. Diamo face. Perdo da Unleash the Hound. Ci metto caso adesso. Con quello andavamo a uno. Ti prego un taunt. Alleluia.
cosa più intelligente. No. Se pesco a kill command ho perso, sì. Questo va qua, questo va face, fire power 2. Molto tristemente dobbiamo fare questo trade, perché sennò perdevamo da una Lich the Hound. Così invece abbiamo Lethal e non può bypassare il taunt. Te. Meno male. The victory is yours. Guarda, per sfregio faccio anche questa. Hunter, Hunter, Hunter. Però Black Knight ha fatto il suo lavoro, ha fatto. Non avrebbe mai bypassato quell'affare, sennò. Warlock. Esistono. Saranno zu perché non vedo altre cose. Quindi in neve su questo me lo tengo volentieri. Anche perché è una mano di merda, tanto per cambiare, ma fa lo stesso. Io l'ho giocato così supponendo che sia aggro. Poi magari è un endlock. Ed è tutto diverso. E invece. Wild Growth. Onestamente. Più rimane in vita questo, meglio è. Più resta in vita quello, meglio è. Holy moly fuckeroni. Quello va levato. Holy moly fuckeroni. We like that. Sì, però basta per scastare aumenta, eh. Mi piacerebbe dire che è senza carte. In realtà ne pesco una qua, una di hero power. Avere dei body in campo adesso. Mannaggia. Quanto può essere rischioso quello. La cosa che mi tranquillizza è che una Doomguard l'ha buttata via. È tanta roba quello. Perché la roba che abbiamo in mano noi è pressappoco inutile. That's bad. Quante piante. Quante piante, quante piante. Schifo di trade, madonna.
piantina non finire. Plant vs zombie. In questo caso Plant vs Jade. Fuck. Che ti interessa fare i cosi giusti. Caliamo a caro. What? Va bene, ok. Comunque, vabbè, ragazzi, niente. Allora, il mazzo è sempre quello. Cioè, vi faccio vedere un attimino la lista. Jet Druid. Allora, come dicevo, ci stavo tecciando un Black Knight proprio per, in caso beccassi Quest Warrior. Anche se adesso inizio season è anche meglio levarlo e mettere tipo anche un altro Golaka Crawler come early game, anche se fa schifo contro certi mazzi. Perché, boh, Quest Warrior ce ne sono veramente pochi. Sono tutti aggro. Inizio season tutti giocano aggro. E nulla, come altre cose in più, vabbè, doppia Earth and Scale per il fattore vita, visto che tutti gli aggro che girano recuperare un bel po' di vita è sempre tanta roba. E poi dipende, potete cerciarci quello che volete, magari anche giocarci doppio Golaka Crawler, anche l'Angry Crab, visto che ci sono tanti paladini Murloc. Diciamo che la lista è staple, però con qualche touch che potete metterci di vostro gradimento, ecco, in base a quello che beccate mentre state giocando. Comunque, ragazzi, la chiudo qua. E nulla, adesso penserò a cos'altro portare. Adesso volevo, anzi, innanzitutto volevo ricominciare un walkthrough. Devo pensare di cosa. Cioè, in mente per adesso Nier, Automata, Dead Rising 4 e Vikings. Uno di questi tre. Devo un attimino decidere quale fare. Adesso me li scarico, vedo un pochettino come sono e vedo un pochettino da quale cominciare. Però prima di chiudere ancora mi ricordo che mi hanno dato 3 buste poco fa per il Choose a Champion del DreamHack. E vediamo queste buste regalate cosa ci troviamo dentro. Vediamo se c'è una gioia in queste buste. Prima busta 0 gioie. Seconda busta, vediamo se c'è una gioia. Neanche qua una gioia. Ultima busta, ci sarà una gioia qua dentro? Mezza gioia. Ah. Gold almeno. Vedi, basta chiamarle, dov'è il problema? Ok, dai. Questa è una gioia, perché è come se fosse una leggendaria alla fine. Ok, boom. E con questa sbustata qua, ragazzi, allora vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao!